Ancora una volta un sì, a 35 anni di distanza. Un sì per rinnovare l'offerta totale della vita per la Chiesa e per i giovani, in favore dell'umanità ferita e che ancora oggi ha bisogno del profumo dell'amore di Gesù. È la promessa rinnovata dalla comunità Shalom davanti a Papa Francesco nell'udienza in aula a Paolo VI. 3.000 persone provenienti da 26 paesi del mondo, in ascolto delle parole del Pontefice che alle loro domande risponde con schiettezza, in spagnolo, la lingua del cuore, e con spontaneità, soprattutto dinanzi ai percorsi difficili di Juan e Mateusz, un tempo abbagliati dalle luci del mondo, ma capaci di mettersi in cammino con Dio. Allora Francesco ricorda che il narcisismo produce tristezza e che la tentazione di essere perfetti imprigiona nella malattia dello specchio. E se qualche giorno volete guardarvi allo specchio, vi do un consiglio. Guardatevi allo specchio per ridere di voi stessi. Fate la prova un giorno. Guardate e cominciate a ridere di quel che vedete lì. Vi rinfrescherà l'anima. Saper reirse de sí mismo. Questo dà allegria e ci salva dalla tentazione del narcisismo. Invitando la comunità a dialogare con gli anziani, perché questo dialogo è promessa del futuro, il Papa incoraggia a prendere coscienza di essere poeti dell'universo, di mettersi in ascolto del Signore e rispondere con il dono di sé. Dar gratuitamente lo che abbiamo ricevuto. Dare gratuitamente quel che abbiamo ricevuto e dare gratuitamente ti riempie l'anima, ti decommercializza, ti rende magnanimo, ti insegna ad abbracciare e a baciare, ti fa sorridere, ti scioglie da tutti gli interessi di tipo egoistico. Un dono di sé iniziato da Moises de Azevedo a Fortaleza, in Brasile, dopo l'incontro con Giovanni Paolo II. Una missione di evangelizzazione verso i giovani lontani dalla Chiesa, cominciata in una pizzeria e proseguita poi in varie parti del mondo, grazie a consacrati, coppie sposate e sacerdoti. Possiamo dire, tutto carisma che nascono nella Chiesa, il cuore di questo carisma è la persona di Gesù. Gesù che viene a noi e ci chiama. E ci chiama di maniera personale. Per questo, anche nella nostra comunità, il nostro carisma Shalom, il primo punto è l'incontro con il risorto che è passato per la croce, che è vivo e che si trova, che si incontra con ognuno di noi. In questo incontro cambia la nostra vita. Questo incontro porta brilho ai nostri occhi. Questo incontro, come mette un fuoco ardente nel nostro cuore per dare di grazia lo che di grazia abbiamo ricevuto. La presenza viva di Gesù, la parola viva di Gesù. Un incontro che ha cambiato la vita di Sara, in cammino per la consacrazione. Quando penso a questo incontro penso sempre ad un'immagine, come se diciamo la mia vita fosse prima in bianco e nero e poi fosse diventata a colori, perché io ero una giovane di 18 anni che aveva tutto, non mi mancava assolutamente niente apparentemente, ma in realtà era quel senso profondo, quel vuoto che io avevo e quel senso profondo che mi mancava. E quindi in quel momento ho cominciato una ricerca che però non mi portava a nulla, e quando ho conosciuto la comunità Shalom ho capito subito che era stato uno strumento di Dio per afferrarmi, per portarmi sulla strada giusta, per la strada che veramente poteva dare un senso alla mia vita. La mia vita non è per me stessa, ma è donata per i giovani. E quindi per me è una grazia immensa.